battuto Carlsen, sì, è battuto Carlsen, bravo. Comunque dicevo che in questa speedrun, no, 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 però magari dopo le faccio delle sfide. Facciamo un paio di partite speedrun e poi faccio delle sfide. Sì, concentrato, concentrato. Anche perché qua mi sta andando di colle. Il colle è un'apertura molto molto rognosa. È una sorta di sistema simil semislava, perché al contrario la semislava con E6, C6 e D5 è appunto lo stesso input, diciamo. Per i grandi maestri fa schifo, però secondo me è perfettamente giocabile fino a un determinato livello, ed è rompipalle perché comunque va a giocare a tenere molto questo centro e a giocare una struttura con la possibile presa in C5 e B4, sia una struttura a dente di sega, che è molto interessante. A quanti punti sei sul tuo account principale? Dipende dipende dalla cadenza. Io in realtà non gioco mai Rapid su chess.com. Sull'ICS ho 2,5 Rapid. Su chess.com sono sui 2,4 Blitz. Carsten in alcune partite lo gioca, dice il gambiatto di re. Ma Carsten lo conosce bene. Io comunque qui, una volta mi sembra che tu me l'hai chiesto e te l'ho giocato. O mi sbaglio? Sei simpatico, non sei saputo e mi farei una lezione. Grazie. Anche se in realtà entra Christian. Almeno non è che ho i miei vantaggi. Però grazie lo stesso, lo apprezzo molto. Comunque, che dicevamo? Dicevamo che... il London. No, no, hai ragione, ma infatti, cioè, sono contento, mi fa piacere. Ma il London è molto più forte del Colle. Il London è quello che non c'è F4, già è molto più interessante. Ora, qui in realtà lui non sta giocando neanche un Colle, sta giocando qualcosa di ibrido. E secondo me non è un granché questo che sta giocando. Perché comunque dopo la presa, insomma, vado a stare davvero bene. Esatto, ma infatti con London si cambia tanto. Comunque Lorenzo 1125, appunto, io, cioè, gioco principalmente su quell'altro account. Allora prendo e poi gioco alfiere D6. Il mio obiettivo è che in pratica posso andare o di batteria. Oh, se lui si arrocca c'è il pattern con alfiere per H2. E infatti ha fatto alfiere 2, che è abbastanza corretta, almeno credo. Direi alfiere B8. Sembra interessante. Vado di batteria. Se non si arrocca comunque ho abbastanza aggressività. Sì, ma infatti allora non l'ho messo in C7 perché mi piacerebbe a breve mettere la torre in C8. Però sì, cioè di solito è meglio lì. Non so se ho fatto una scelta corretta, infatti, però comunque secondo me così è molto interessante. Ok, posso andare cavallo G4. Cavallo G4, cavallo H2, cavallo E5. No, ok, cavallo G4. L'idea è quella che oltre che attacco qui e minaccio cavallo H2, tengo E5, cosa che non potevo fare col cavallo in F6. Non è che siamo molto nel pratico. Anche se qua c'è questa, o sbaglio.
Ma sì, cioè. Demolizione della struttura pedonale. Questo è un po' il criterio. Cioè, quando voi state attaccando, il vostro avversario va a rinforzarsi, insomma, a tenere bene la struttura, ma voi state andando a giocare bene dal punto di vista dell'offensività. A me piace molto questa frase, la tattica al servizio della strategia, riuscire a sacrificare al momento giusto e riuscire a rompere la struttura pedonale al momento giusto. E infatti lui gioca lo stesso cavallo e5 perché si rende conto che ha perso, ma qui la situazione, diciamo, non è che sia meno critica, perché nel senso il mangiato F1, ora gioco F6 e donna da G3 arriva lo stesso. Diciamo che il colle è un po' rinunciatario, mentre il London System va a controllare comunque 5, va a controllare a giocare ad esempio con cavallo 5 al Siere D3, questo è un po' più rinunciatario, ma comunque lui non ha giocato neanche il colle, perché nel senso quest'idea di andare a giocare cavallo 2, cavallo D2 e farmi fare E5 con questa facilità, onestamente non mi sembra buono. Cioè è come se il bianco, che teoricamente ha un vantaggio, dicesse: ok, facciamo che ora non faccio più il bianco, ma divento il nero nella posizione. Fila H3. Sto andando molto sul bloccare il tutto, spero che funzioni, ma credo proprio di sì. Al solito io sempre dico, questa è una frase un po' razzista. Se non lo sembra. Ok. Sbrex official. Va bene, Brex è un cantante mio, me lo dico davvero. Incredibile. Incredibile. Io sono senza parole. Comunque, che ho perso una lezione così. Siamo vivi, Rick. Niente, mi sono fatto fottere, ragazzi. Mi sono fatto fottere, ma non dall'avversario, da Sbrex. Ok, questo è rompipalle, quindi devo tornare in E6, lui farà G2 e io mi sa che tornerò proprio in B8, perché così le colonne le lascio libere, poi difendo D5, faccio A5, B6 e con il pezzo in più, insomma, non dovrebbero esserci problemi. Oddio, secondo me. Ci sono intanto, mi sto seguendo un film, King, ok. Se fai la remuovere, ti ripeto, immagini di melodia, le produzioni sono tutte fatte da me, ci sono influenze di trap, drill e pop classico, ma canto in napoletano. Ok. Come si fa a scegliere la torre da muovere per occupare una colonna o anche per difendere un pedone? Diciamo che è difficile la domanda, ma anche molto interessante, quindi provo a darti una risposta sempre generica, perché sai benissimo che la risposta è You're gonna see me shine, 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 walking on beams of light. Dipende dalla posizione. Diciamo che ci dobbiamo basare sull'attività dei pezzi, quindi andare ad attivare i pezzi nel momento giusto.
e tenere la torre che può essere, tra virgolette, più passiva alla difesa e la torre più attiva all'attacco. È banale quello che sto dicendo, però tendenzialmente questo è il modus operandi. Intanto vado di G5 con l'idea anche di fare G4, H5, H4, H3. Poi è un po' ambizioso questo piano, però ci provo. Quindi dipende molto da quello che puoi fare. Di solito è più facile mettere una torre in una determinata colonna, appunto sulla base del... posso giocare F7 qua? F5, infatti. Diciamo, era latino. che cosa ho detto? Non mi ricordo. È di Catania, di Catania. Comunque, un po' come il siciliano, no, perché lui appunto è napoletano. Incredibile, ragazzi. Comunque, il network che si sta creando qui, è in una posizione orribile. È proprio una posizione orribile. Lui può sperare, la cosa che farei al suo posto è cercare di temporeggiare e cercare di creare qualche possibile contropiede. Tipo qui può essere interessante fare 4, ad esempio. Qualcosa del genere potrebbe essere interessante. Alfiere 6 non lo so, non mi fa impazzire, onestamente. Comunque mi sono perso nella domanda e stavo dicendo a Matteo. No, quello alfiere brutto non glielo vado a sacrificare la torre, tranne che appunto... se dovesse essere necessario farlo, quello è un altro paio di maniche. Tipo, se mi dovesse fare E4, che in effetti potrebbe rompere le palle, se non posso fare G6. È una posizione strana perché non sto benissimissimo in realtà. Comunque, per finire la domanda sulla torre, voi dovete pensare alla torre che possa essere più utile alla difesa. Questo è un primo concetto. Il secondo concetto è sicuramente se mi fai 4 gli sacrifico davvero la torre. Cioè faccio presa, appena mi fa D5 gioco torre per. Quello è il piano più o meno. O faccio torre per prima, insomma vediamo un po'. Il mio piano comunque è quello di fare H5, H4, H3. Tendenzialmente questa è l'idea. Quindi voi dovete andare a sacrificare, a mettere le torri sulle colonne dove si possa andare, diciamo, a sfruttare maggiormente l'attacco di quella torre. E un altro concetto è quello di vedere se ci sono scacchi. Vi faccio un esempio. Alle volte capita di vedere che c'è una torre in F8 e l'altra torre viene messa, per esempio... Che bastardello! Su H5 c'è cavallo per D4. Re G5. Ah sì, ok. Re G5. Ok, bella questa. Dicevamo, alle volte magari c'è una torre in F8, l'altra viene messa in E8 per evitare possibilità di scacchi. Ecco, questo è un altro principio utile. Cioè cercare di mettere la torre che possa essere utile da un lato ad attaccare, ma dall'altro a da un lato ad attaccare, ma dall'altro che non ci sia qualche scacco intermedio che vi faccia perdere la partita. Quindi tendenzialmente il primo concetto è no, vabbè. Una chiave di sol, non sto benissimo. Ho detto non sto benissimo dal punto di vista posizionale, ma ho una torre in più. E ora la posizione è cambiata molto. Non devi decontestualizzare quello che dico. 5 mosse fa avevo una posizione dove
poteva avere qualche idea più interessante. Ora invece è una posizione dove sì, ma secondo me umanamente anche più di meno 7. In ogni caso comunque non mi dite la valutazione perché non mi va come cosa, non voglio... cioè le partite le voglio vincere con le mie valutazioni anche se alle volte posso dire cagate. In realtà in questo non era il caso, altre volte è capitato che ho detto cagate. Ma fossero solo i suoi alfieri il problema? O fossero intendi miei? La mia forza sono questi pedoni, sono delle bombe. E ora Torre Repair potrebbe essere davvero un'idea. Dovrebbe fare G3, G2. E nel mentre riattivare questo alfiere. E tipo in un commento mi hanno scritto su YouTube chiedendo a Stella, ah ma dice che non crede nel materiale, ma è del mestiere questo? Beh, non avete idea, il materiale è una piccola parte, ad esempio, quindi che cazzo significa? Quindi è proprio un discorso appunto di decontestualizzazione, diciamola così. Comunque... Ok, metto la torre qua. E poi prendo in E5. Magari faccio F4. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, no, tranquillo, tranquillo. È che mi fanno incazzare perché appunto su YouTube... Mi danno addosso per le decontestualizzazioni. Ed è tosta. Anche se io li ignoro, però comunque ragazzi, io mi spacco il culo per cercare di commentare bene. Non è facile. Qui in realtà un attimo mi devo spaventare. Cioè, ve l'ho detto io ho un'idea di... Cioè, se prendo a tiro D2 e poi alla patta. Forse. No, posso mangiare. Il re è un pezzo forte. Vero, Matteo? No, no, si accettano le critiche da tutti. Ci stanno. Ma io loro lo sanno, le chiavi di sol, io sono delle chiavi di sol. Io leggevo la chiave di sol, non so perché. Io sono un sacco autoironico, però alle volte vi dico che i commenti fanno proprio rizzare le palle e i capelli. Perché non... insomma, più i capelli che le palle. Perché insomma non hanno senso. Cioè, capita tante volte queste cose, che leggo proprio cose... poveri con un bicchiere d'acqua in bocca. Quello è stato divertente. Vabbè, niente. Comunque sì, tranquillo. Ho detto, cioè, critiche dell'oggi arrivino. No, ma lo so, ma ci sta, ma sai qual è il discorso? Quando la critica arriva senza senso, capito? Cioè, se loro mi dicono, beh, sai, io fossi in te commenterei di più, o anche comunque commenta di più questo, quest'altro, io una critica accetto benissimo. Ma se mi dici parlo con un bicchiere d'acqua in bocca, che ti posso dire? Mi stai insultando? Ti sto sul cazzo e allora vabbè, me ne faccio una ragione, però nel senso io anzi, cioè, come detto molto molto spesso, non sono uno comunque nel mentre è abbastanza semplice questo, ma perché... E ora per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!